Trovo bella la vita e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile, ma non è grave. Dobbiamo cominciare a prendere sul serio il nostro lato serio. Il resto verrà allora da sé. Poche frasi tratte dal diario di una ragazza ebrea olandese, Etty Hillesum, morta ad Auschwitz il 30 novembre 1943. Una vita spezzata, neppure 30 anni, come migliaia, milioni di altre. Ma Etty Hillesum era una ragazza speciale. Lascia dietro di sé 11 quaderni e tante lettere dalla scrittura minuta, a tratti indecifrabile, che danno vita a uno dei documenti più importanti e luminosi del Novecento. Elisabetta Rasì, che si è accostata con amore a questi testi, li definisce un vero e proprio dono dal cuore nero del secolo agli anni a venire. Saranno pubblicati con 38 anni di ritardo e tradotti in 18 lingue. Faranno il giro del mondo, suscitando un appassionato confronto con il diario di Anna Frank. La famiglia Hillesum abitava in questa casa, al numero 9 della Goethe Grotestraat. Il padre era il preside del ginnasio dove, nel 31, ebbe l'incarico di insegnante di lingue classiche. Era il padre di Etty, Misha e Jaap. Etty frequentava la classe quinta alfa e Jaap la quarta. Negli ultimi mesi dell'anno, Etty fu mia allieva. Imparava facilmente e prese la maturità nel 1932. È il 1940, il seme del nazionalsocialismo dà i suoi frutti. Dilaga la campagna dell'odio razziale. L'Olanda aderisce entusiasta. Un filmato di propaganda paragona gli ebrei a topi. Se tra gli animali i ratti sono l'elemento della oscura e sotterranea distruzione, gli ebrei lo sono tra gli uomini. Dal popolo parassita dei giudei nascono gran parte dei criminali internazionali. Richard Wagner aveva ragione. L'ebreo è l'espressione diabolica della degenerazione dell'umanità. Etty vive i primi anni della guerra che si combatte alle porte lavorando e studiando intensamente. Conosce il primo grande amore, lo scrittore Klaas Smelik. Questo libro, che conservo, fu donato da Etty a mio padre dopo il loro primo incontro. È una raccolta di bellissime poesie. È il 1941. L'Olanda è sempre più stretta nella morsa del terrore nazista. Gli ebrei vengono cacciati dal lavoro, vessati, maltrattati. A tutti viene imposta la stella gialla sul risvolto del mantello. Etty osserva tutto ciò che accade, vive con grande franchezza e intensità i suoi rapporti d'amicizia e d'amore. Etty arrivava sempre senza preavviso. Arrivava e aveva tante cose da raccontare. Tu lasciavi perdere tutto perché quelli erano momenti speciali. Poterle parlare e avere uno scambio di opinioni e idee con lei. E poi, quando se n'era andata, perché doveva recarsi da qualche altra parte, rimaneva lo stimolo che ti aveva dato e che continuava a lavorare dentro di te, per tutto il giorno. L'incontro con Julius Speer, un ebreo di Francoforte che Gustav Jung aveva spinto la psicochirologia, la lettura della mano insieme con quella dell'anima, sconvolge la vita di Etty. Lui è il suo amante, la sua guida spirituale. Dal modo nuovo di intendere se stessa si irradia l'inedito rapporto di Etty con gli altri e con Dio. Gli ebrei, costretti a restrizioni sempre più brutali, sono raggruppati nel ghetto di Amsterdam e mandati nel campo di Westerbork, nel mezzo di una brughiera. Non è un campo di sterminio, ma di fatto era l'ultima tappa prima di Auschwitz e lei diventa il cuore pulsante della baracca. Sono salita un momento su una cassa che si trova fra i cespugli per contare il numero dei vagoni merci. Erano 35. Preceduti da alcuni vagoni di seconda classe per la scorta. I vagoni merci erano completamente chiusi, ma qua e là mancavano delle assi e dalle aperture spuntavano mani a salutare, proprio come le mani di chi affoga. Etty vuole stare accanto ai fratelli ebrei, si fa volontariamente rinchiudere a Westerbork per condividere e alleviare le loro sofferenze. Mi sembra una curiosa sopravvalutazione di se stessi, quella di ritenersi troppo preziosi per condividere con gli altri un destino di massa. Mentre l'Europa scrive sulle pagine della storia il dramma dello sterminio, una donna ebrea prepara il suo controdramma.
Etty ha fatto pervenire i suoi diari all'amica Maria Twinsing affinché li consegni all'ex amante Klaas Melik con la richiesta di farli pubblicare. Klaas li riceverà soltanto a guerra finita. Li conserverà per oltre 30 anni senza riuscire a trovare un editore. Ci riuscirà nel 1981 il figlio, Klaas Smelly Jr., oggi docente di teologia a Bruxelles. Etty era presente nella nostra vita come una di famiglia. A tavola papà parlava sempre di lei. Era la donna che lo aveva segnato di più. Lo tormentava il rimorso di non essere riuscito a far pubblicare quelle pagine. Nessuno le voleva perché non contenevano atrocità ma perdono, non sangue ma amore. Anch'io sentivo come un dovere far conoscere il pensiero di Etty. Nell'80 incontrai ad Amsterdam un editore olandese, Garland, che cercava una lettura in chiave filosofica dell'Olocausto. Un grafologo decifrò quelle pagine e ne uscì una selezione. Fu un successo mondiale. Da pochi giorni è in libreria l'edizione integrale dell'opera di 900 pagine. Però devo rivelare che degli 11 diari scritti da Etty ne manca uno, il settimo. Ho il sospetto che mia sorella Johanna lo conservi presso di sé. Se penso alle facce della scorta armata in uniforme verde, mio Dio, quelle facce. Le ho osservate una per una dalla mia postazione nascosta dietro una finestra. Non mi sono mai spaventata tanto come per quelle facce. Mi sono trovata nei guai con la parola, che è il tema fondamentale della mia vita, e Dio creò l'uomo a sua immagine. Questa parola ha vissuto con me una mattina difficile. Gli amici di Amsterdam tentano di convincere Etty a nascondersi, a lasciare Westerbork, ma lei rifiuta. Accidenti, Etty, resta qui. Non farti uccidere da questi maledetti nazisti. E mentre parlavo l'afferrai. Lei si liberò con forza e, fissandomi con un'espressione strana, disse: «Tu non mi capisci?» «No, naturalmente», risposi. «Non capisco una cosa assurda come questa. Sei pazza». Lei replicò: «Voglio condividere il destino del mio popolo». E quando disse ciò, capii che ogni cosa era perduta. Non sarebbe più venuto da noi. Il 7 settembre 1943, Etty, suo padre, sua madre e il fratello Misha partono da Westerbork sul treno dei deportati, destinazione Auschwitz. E quando la famiglia Hillesum alla fine partì per Auschwitz, Etty gettò dal treno una cartolina. La gente ammassata in quei vagoni lo faceva spesso, nella speranza che qualcuno raccogliesse quei messaggi e li spedisse. Per fortuna quella cartolina mi è arrivata. Christine, apro a caso la Bibbia e trovo questo. Il Signore è il mio alto ricetto. Sono seduta sul mio zaino, nel mezzo di un affollato vagone merci. Papà, la mamma e Misha sono alcuni vagoni più avanti. La partenza è giunta piuttosto inaspettata, malgrado tutto. Un ordine improvviso, mandato appositamente per noi dall'AIA. Abbiamo lasciato il campo cantando. Papà e mamma si mostrano molto forti e calmi. E così Misha. Viaggeremo per 3 giorni. Grazie per tutte le vostre buone cure. Alcuni amici, rimasti a Westerbork, scriveranno ancora a Amsterdam. Forse avrai notizie. Anche della mia ultima lunga lettera. Arrivederci da noi quattro. Etty. Una volta è un Hitler. Un'altra è Ivan il Terribile, per quanto mi riguarda. In un caso è la rassegnazione. In un altro sono le guerre, o la peste, e i terremoti, e la carestia. Quel che conta in definitiva è come si porta, sopporta e risolve il dolore. E se si riesce a mantenere intatto un pezzetto della propria anima.